dal fatto che le riforme che sono state lanciate un paio di anni fa dovevano partire molti anni prima, sta di fatto che la congiuntura internazionale, politica, economica, eccetera, ha finalmente dato un boost alla volontà precisa del governo russo di lanciare una nuova politica economica, una politica industriale specificamente, che ha trovato il suo riferimento normativo nella legge di dicembre 2014 e che nel 2015 e nel 2016 ha visto l'emanazione di una serie innumerevole di atti normativi legislativi che hanno iniziato ad attuare questa politica industriale. La politica industriale è esattamente quella che è stata già ricordata da molti, di sostegno, forte incentivazione, agevolazione alla produzione locale, alla riduzione delle importazioni dall'estero e tutto quello che abbiamo già sentito, quadro che paradossalmente disegna delle condizioni e pone delle condizioni che oggi, le condizioni all'investimento diretto nel paese, che oggi sono probabilmente le più favorevoli rispetto a tutte quelle che noi abbiamo assistito negli ultimi anni. Quindi va benissimo ricordare che le sanzioni devono essere tolte perché fanno male l'economia italiana, europea, benissimo, lasciamo questo tavolo, ovviamente questo tema alla politica, alla geopolitica che sappiamo in questo periodo è particolarmente incerta nelle direzioni che verranno prese. Ma un punto su cui insistiamo molto in queste occasioni da ribadire è il fatto che dobbiamo cambiare noi l'approccio a questa area e a questo mercato.